Per chi vede il risultato di questa partita, magari si immagina una gara tutta in discesa per la Fenice. Sì, il primo tempo non è stato per niente in discesa, infatti abbiamo avuto la fortuna di trovare il gol all'ultimo secondo che ci ha permesso di stare molto più tranquilli, di rientrare nella ripresa nel secondo tempo in modo più tranquillo e infatti si è visto poi con la tranquillità il gol di vantaggio, siamo riusciti a gestire la partita e a ampliare il risultato. Proprio un po' un'altra partita è cominciata nella ripresa. Sì, si è visto la squadra quando abbiamo preso fiducia, sicuramente ha giocato molto più sciolta, si è visto un buon gioco, un buon possesso, sapevamo che non era una gara facile, ma siamo riusciti a portarla a casa e questo era quello che volevamo fortemente. Sì, un po' forse adesso tutti guardano la Fenice, per cui troveremo magari squadre molto più chiuse rispetto a quanto ci si può aspettare. Sì, l'alta classifica fa sì che tutte le altre squadre che incontreremo, quelle della bassa classifica, ci guarderanno in modo diverso. All'inizio eravamo considerati come giovani inesperti, ora adesso che siamo lì sopra, tutti hanno un po' di paura di noi, non ci conoscono molto, ma sanno come giochiamo, che la mettiamo molto sulla corsa e sull'intensità e questo ci dà un buon punto di vantaggio perché nessuno si aspetta un carattere così forte da parte nostra. Senti, prossima sfida con l'Imolese, cosa ti aspetti? È una bella sfida, anche loro sono molto giovani, corrono molto e sarà una bella sfida. Speriamo di portare a casa altri 3 punti che sono fondamentali in questo periodo e noi affrontiamo ogni partita come se fosse una finale, quindi continueremo su questa strada.